piccola domanda iniziale, cerco sempre di capire, siccome negli anni l'ho un po' raccontato diverse volte, ovviamente era diverso quello che avevamo fatto perché passa il tempo, però volevo capire se per voi è un po' nuova questa iniziativa di questo portatile open hardware o se avevate, lui c'era già tanti anni fa quando eravamo piccoli, però a parte te c'è qualcun altro che già più o meno sa dell'iniziativa, giusto per capire? Io. Te, ok. Però allora diciamo, siete due, quindi diciamo per gli altri sarà importante un po' dargli tutto il contesto. Va bene, benvenuti, grazie di essere venuti. Ovviamente sono sempre curioso delle motivazioni che portano le persone ad avvicinarsi a diciamo, qualche iniziativa, qualche titolo, qualche speech, no? Quindi poi scopriremo, no? Perché abbiamo un po' di parte, abbiamo una buona parte secondo me sulle domande, dovrei riuscire a starci in un buon tempo. Allora, beh, innanzitutto c'era un po' questa affermazione, no? Sono passati 8 anni, no? Nel senso che nel 2014 abbiamo fatto un po' la presentazione di un'idea, cioè solo un'idea, dico perché non fare un progetto di un certo tipo. In realtà allora era un progetto di un portatile non open hardware, perché ancora non riuscivamo a elaborarlo, e era un portatile progettato su Linux, no? Dopo, l'anno dopo, grazie anche a alcuni contributi, idee presenti, siamo riusciti anche a trovare un accordo con chi ce lo progettava per farlo open hardware, no? E nonostante la guerra dei chip, sì, perché poi a parte la guerra dei chip più recente, che poi andiamo a commentare, comunque ovviamente per un'associazione comunissima, cioè culturale come la nostra, se vogliamo scientifica, cioè, niente, è ovviamente un progetto difficile, no? Ci sono diversi anni, no? Però diciamo ci siamo scelti una strada difficile, un po' come andare in montagna, in alta montagna, fare delle ferrate, insomma diciamo una cosa molto impegnativa, no? Almeno così credo che sia. E allora diciamo che non siamo, almeno chi partecipa a questa iniziativa sicuramente non vuole stare a osservare il mondo, cioè vuole essere protagonista, cioè vuole fare qualcosa nel mondo per renderlo magari un po' più vicino a quello che è la sua aspettativa, non so, creare qualcosa direttamente. Quindi vuole crescere, ovviamente vogliamo divertirci, non è che non nel senso più, forse una cosa un po' sottile, una dolce allegria, non è una roba, cioè non è che partecipando. E sicuramente una vena importante è la liberazione da certi condizionamenti, cioè questo sforzo non lo fa perché vuole discutere qualcosa dello stabilito, no? E vuole ovviamente fare qualcosa probabilmente di meglio, comunque diverso da quello che ha trovato, no? Però noi volevamo sentirci liberi di scegliere, di costruire, e così è partita l'impresa, ovviamente sapendo che era molto improbabile che ci riuscissimo. Per cui all'epoca non c'erano molti altri progetti, pochi, open hardware di un notebook, però c'erano, quindi c'era qualche precedente. E sicuramente allora c'era ancora un buon numero di distribuzioni che diciamo supportavano in maniera piena quel tipo di architettura che abbiamo scelto, che è un'architettura diversa da quella che diciamo normalmente si usano perlomeno nei notebook, anche se oggi abbiamo, come già avevamo previsto, devo dire, anche altre architetture come ARM, anche su notebook. E nessuno conosceva il progetto ovviamente, e avevamo sì dato una verifica tecnica che fosse possibile, sì, quello minimo l'avevamo fatto, non era un'idea buttata così. E quindi sì, poi c'era già il tema di come fare questo notebook come chassis, perché chiaramente sapevamo che sarebbe stato un progetto con pochi pezzi, no? Questo l'ho io, 8 anni fa, no? Poi c'è qualche capello grigio in più. E era Linux Day, e lì si presentava questo progetto, questa idea, no? Era solo un'idea. Nel frattempo, e tante cose, adesso volevo solo commentare il titolo, no? Che c'è la guerra dei chip, no? Già nel 2021 ne parlava, ho visto il foglio, perché gli ha particolare valore,
a una testata piuttosto che un'altra, però diciamo è un tema vecchio, no? Vecchio almeno di un anno, infatti è da un anno che siamo stati abbastanza perturbati da questo aspetto qui, no? Poi io ho letto questo breve articolo degli SPI, che è un'istituzione che si occupa di rapporti internazionali, quindi qualcosa capisce di geopolitica, che dà un po' lo schema, insomma, Stati Uniti gli dà per leader nello sviluppo del software, Taiwan nella produzione di semiconduttori, la Cina come esportatore di terre rare, e recentemente c'è stato questo blocco della vendita alla Cina di semiconduttori più avanzati, e dall'altra c'è possibilità di un'altra contromossa, cioè di limitare l'esportazione delle terre rare necessarie. Quindi in quel senso è una guerra, no? Non guerreggiata, ma una guerra tecnologica, no? Ma non è la prima volta, no? In un certo senso, anche il chip che noi abbiamo scelto nel 2014, da allora non è stato praticamente più sviluppato. Vabbè, perché è dedicato in realtà a applicazioni militari di networking, no? Ma probabilmente anche per accordi, diciamo, commerciali tra varie aziende di semiconduttori. Quindi diciamo che queste guerre ci sono state prima, ci saranno adesso, probabilmente vorranno ancora fare, nostro malgrado. E nel 2016 abbiamo fondato l'associazione, questo perché con l'idea iniziale del 2014 bisognava un po' andare sul concreto, no? Abbiamo firmato un contratto con un'azienda che potesse progettare, in quanto noi come volontari non avevamo le conoscenze, c'era qualcuno con delle competenze buone, ma non poteva dedicarsi a un progetto, anche pagandolo, perché se già lavora non... e poi comunque era impegnativo, diciamo, non ce l'avremmo fatta anche se qualcuno avesse abbandonato il lavoro e quel qualcuno era una persona con le competenze. Quindi abbiamo iniziato a aprire il conto, a raccogliere le donazioni, e allora è arrivato quello che poi trovate nel banchetto, un sistema di sviluppo che abbiamo taroccato, nel senso che semplicemente abbiamo aggiunto la scheda video, ho provato anche a modificare il bootloader, non so se è stato perché l'abbiamo modificato, comunque a un certo punto è partito in modalità grafica. E quindi abbiamo lì questo nostro primo momento concreto di questa architettura, no? Cioè, dove abbiamo dimostrato, guardate che sì, si può far girare Debian, cioè voglio dire, anche se lo usano per buttare le bombe o altre tenere su gli elicotteri, si può usare anche per altro, no? Quindi i nostri obiettivi come associazione, sì, certo, è nata a partire da questo progetto, però non è, come dire, che ci limitiamo solo a quello, un po' perché ovviamente non sapevamo se ce l'avremmo fatta, no? Ancora non sappiamo se proprio arriverà a prodursi. Sappiamo che avremo i prototipi, tra poco, purtroppo, come avevo scritto, non ero sicuro che arrivassero in tempo, infatti fino all'ultimo ci sono stati dei grandi aumenti di prezzo, che poi vi racconterò, che ci hanno un po' messo in bastone per le ruote, però ci siamo, a novembre i prototipi ci sono. Però diciamo, prima era assolutamente improbabile. Quindi abbiamo ampliato subito un po' l'orizzonte di progetti, quindi diciamo ci interessa in generale l'open hardware, ma era già una componente questa fin dal primo anno perlomeno, ci interessa il software libero, quindi in tutte le sue forme, quindi non necessariamente legata solo al nostro portatile, e quindi diciamo ci sono anche altri progetti come le scuole che portiamo avanti, che poi accenderò brevemente, ma comunque oggi a Linux Day Online ci sarà un breve speech su questa iniziativa dell'associazione. E poi sì, c'è anche il tema del, diciamo, l'open science, dove diciamo un po' per le premesse della libertà di scelta, sarebbe bello, come a futuro, una cosa che non stiamo facendo, anche spingere sul fatto che ci siano diverse ipotesi scientifiche, evitare, diciamo, la manipolazione sia del termine scienza sia della sua, diciamo, utilizzo militare, nel senso che sia utilizzato un metodo, diciamo, rigoroso e aperto alla diversità, non che si diventa una fede religiosa, no? Quindi siamo misti, appassionati, diciamo, condivisione, in alcuni casi magari anche più appassionati di un certo tipo di tecnologia. E appunto, come ho detto, abbiamo iniziato, cioè, all'epoca abbiamo raccolto le donazioni per far progettare il portatile. Ovviamente non potevamo decidere un tempo perché non sapevamo quanto tempo ci voleva raccogliere i fondi,
E non abbiamo fatto campagne di crowdfunding, abbiamo fatto campagne di donazione come associazione, perché non potevamo fare un crowdfunding vero e proprio, non avevamo nessun prototipo, no? E poi diciamo che non vendiamo niente, è un'associazione, quindi noi al massimo spingiamo, no? Poi ci sono alcune persone dell'associazione, qualcuno lo vedete anche al banchetto, qualcuno lì, Riccardo, e alcuni non sono italiani, quindi vabbè, diciamo che è possibile per loro per iniziare qui. Questo è il Linus Day del 2019, la foto a destra. Qua un breve riepilogo, dove praticamente, insomma, nel 2016 abbiamo iniziato a raccogliere, diciamo nel 2017 abbiamo iniziato a raccogliere i fondi e siamo riusciti, grazie anche delle volte a generosissime donazioni, a arrivare a raccogliere tutte le campagne che avevamo previsto, soprattutto con una grande accelerazione degli ultimi due anni. Ma ancora non è finita, perché c'è solo ancora la campagna ancora aperta. Quello che abbiamo visto è che appunto noi ci siamo rivolti a professionisti del settore che fanno progettazione, no? Che non sono abituati all'open source, alla condivisione, quindi questo ha sempre implicato una certa resistenza nel appunto darci per tempo i sorgenti di quello che stavamo realizzando, no? Per cui sicuramente è stato utile il nostro lavoro, diciamo, educativo, diciamo così, no? Anche di far capire che non si perdeva niente, cioè di non... E quindi è un po' la responsabilità della comunità, quello con le aziende che già hanno una predisposizione, no? Niente, questo per dire, come dicevo prima, che anche facciamo iniziative nelle scuole e biblioteche di educazione e riciclo di hardware vecchio, educazione con programmi educativi tipo G-Compass o altri, Scratch per la programmazione, per cui anche lì cerchiamo volontari. Ovviamente tutto questo progetto è stato possibile solo immaginarlo, perché c'è il software libero, se no era impossibile immaginarsi che potevamo usare un'architettura così diversa e immaginarsi che potevamo avere un software operativo, cioè un sistema operativo che girasse sopra. Quindi senza quello sarebbe stato impossibile. Vabbè, poi perché Power? Un po' perché alcuni erano appassionati di quel tipo di architettura, un po' recentemente, diciamo, confermato anche la scelta, il fatto che comunque è un'architettura aperta, cioè set istruzioni e processore sono più o meno come tipo di, diciamo, apertura come quello di Risk, no? E più recente come architettura rispetto a ARMIX 8.6, quindi nasce con una serie di maturazioni successive, è sempre in evoluzione, infatti l'OpenISA 3.1b è del 2021, quindi l'ultima versione di Station 7 dell'anno scorso, quindi sempre in evoluzione, ed è comunque aperto. Vuol dire che non si pagano royalty per avere un processore che lo usa, ha una buona efficienza energetica. Secondo noi, all'epoca quando abbiamo scelto 8 anni fa, ma ad oggi non c'è ancora un'altra scelta, era molto buona, ad oggi meno perché il processo di miniaturizzazione è andato molto avanti, però in relazione alla sua miniaturizzazione ha una buona efficienza. Poi non c'è software, non c'è granché di software proprietario per PowerPC, quindi anche quello ti obbliga ad usare software free software, comunque open source. Quindi era comunque interessante anche per quello. Poi c'è comunque una fondazione che è un ecosistema interessante, perché sempre abbiamo collaborato positivamente con questa realtà, dove ci sono varie aziende, che poi tra l'altro è dentro la Linux Foundation, Open Power Foundation. E poi insieme hanno anche fatto iniziative tipo Open Hardware Diversity Alliance con RISC-V, quindi comunque un ecosistema interessante, insomma. Diciamo che allora non era ancora così, però era appena iniziato, il 2013 era già iniziato, ok. Vabbè, qua campagna di donazione ve l'ho già detto, cioè non potevamo fare un crowdfunding perché non avevamo nessun prototipo, non potevamo garantire né tempi né successo, perché noi diciamo ogni volta dicevamo vabbè, se non va in porto i soldi che raccogliamo decidiamo insieme quale progetto dell'associazione dedicata. Per fortuna siamo sempre riusciti ad arrivare alla fine col tempo ovviamente, e quindi è un'ipotesi che era buona avere. Quindi ad oggi abbiamo finito tutte le campagne previste, ovviamente con quelle previste ci sono altri temi tipo appunto i costi extra dei prototipi, adesso vi racconterò, e poi ci saranno anche altre cosette che sicuramente verranno fuori. Siccome stiamo andando abbastanza spediti,
come tempo, credo. Sì. Se preferite, perché vi scappa qualche domanda subito, posso anche fermarmi un attimo. Se invece volete tenervela lì e vogliamo arrivare alla fine, cioè ancora 10 minuti, quarto d'ora, come volete, se c'è qualcuno che proprio ce l'ha lì, può interrompermi qualche domanda. Se no vado avanti. Proseguo? Sì. Ok. Per cui sì, allora, noi vogliamo certificare una certificazione, quella dell'associazione Open Source Arbor, eccetera, eccetera. Una domanda? Sì, vai. Ma per la certificazione per la comunità europea? No, questa certificazione è legata un po' a Open Arbor, c'è una certificazione Open Arbor, quindi sulla comunità europea sinceramente non so cosa ci sia. No, intendevo la certificazione, cioè non sai esattamente. Ah, sì, la certificazione, quella, scusa, sì, quella è una delle campagne che abbiamo già fatto, l'ultima voce, che ancora non abbiamo fatta perché ancora non sono usciti i soldi. Quindi, per fortuna i soldi li abbiamo già raccolti, perché è stato più lento questa volta, diciamo, la condizione, diciamo, della componentistica che raccoglie i fondi, ma grazie delle donazioni particolarmente generose, se no. No, perché. Ad oggi l'architettura PowerPC è utilizzata in che campo? Allora, sicuramente nel campo ancora sia ionico e militare, sicuramente in parte in quello della rete, gestione delle reti, alcuni apparati di rete, anche a livello server c'è un certo utilizzo, non ti so dire quanto, ci sono dei super calcolatori sicuramente, ma... E boh, probabilmente alcune stampanze, diciamo che adesso non so dirti via via, però ha avuto un largo uso nel settore del networking, telefonia anche, apparati, diciamo. Sì, quindi però a livello, diciamo, di come dire, portatili o comunque desktop, diciamo che con il cambio strategico di Apple poi non fu più usato essenzialmente, no? Però lì sono questioni più, io dico, geopolitiche o comunque commerciali, più che di altra natura. E, per cui, buono, insomma, vorremmo fare questa certificazione appena è concluso, diciamo, la fase dove il prototipo funziona bene, e quindi a quel punto possiamo metterci lì e certificare, non dire che lo facciamo prima, perché magari ci vedremo in qualche revision, vediamo. Beh sì, la licenza è una licenza CERN, che ci è piaciuta per il tipo di, diciamo, di tutela sia della progettazione sia dei vincoli di chi prende il sorgente. Poi c'è da vedere se farla due, cioè in quale bisogna molto, cioè c'è la possibilità di abbisognarci insieme, se l'obiettivo comune di volontari, perché tutte queste cose, per capire la licenza se meglio un'altra, serve, come dire, testa, cuore, gambe, quindi siamo abbastanza pochi, quindi. Però l'idea sarebbe valutare il premio licenza. C'è stato prima lo scheminetto, dove è stato rilasciato la cura, forse no, aspetta, era questo qualcosa. No, proprio. Ok, quindi c'è stato nel 2018 il primo scheminetto pubblicato, poi abbiamo fatto varie revisioni, perché chiaramente c'è stato anche il tema della reproducibilità. Cosa c'è? Morto? Era qua, lo vedo, non si vede. Vediamo se riusciamo a fare. C'è stato un attimo che è andata via. Si è votato. Però qua è riapparso e ero convinto che ci fosse. Non si sta scaldando per il torre, perché mi piace proprio stare spesso. Risparmio... No, è che non. Non è che mi fa problema, tanto loro. C'è un problema. Ah, beh, è solo come problema, poi allora quando torna. Tanto questo va, beh. Mi spiace per voi, ma beh, tanto non è che ho fatto delle cose così graficamente incredibili. Quindi dicevo, 2018 schema elettrico, 2019-2020 PCB pubblicato, la prima versione, e sì, 2021 prototipi, iniziato che cosa? La campagna di donazione dei prototipi, perché i prototipi, diciamo, in realtà il primo PCB, diciamo, solo con due strati, cioè quello cosiddetto dummy, per vedere se ci stava dentro allo chassis, perché chiaramente noi abbiamo dovuto disegnarlo per infilare uno chassis già esistente, non è che potevamo permetterci di fare un chassis, come fai a farlo? Cioè, un investimento da 100.000 euro, quindi. E poi, cioè,
non ha senso, insomma. Però quindi diciamo, ho trovato il la quadra, cioè qualcuno che ci fornisce lo chassis, un numero di pezzi piccoli, che potesse essere abbastanza ospitante per tenere dentro delle schede, come dire, abbastanza ampie, perché questa è una scheda madre che ha anche separata la scheda video, MXM, quindi deve essere un po' spazioso, no? Insomma, diciamo, c'è voluto un po', comunque diciamo, 2021, visto che era chiaro che lo chassis era quello lì, ok, si poteva, un pochino prima, diciamo, per più o meno 2020-2021, si poteva effettivamente puntare ai prototipi per arrivare alla fase concreta. È iniziata la campagna della nazione, si è arrivati, scusate, è finita la campagna della nazione, si è arrivati con più o meno aver recuperato il 98% dei componenti, sono circa 2000 componenti elettronici dentro la scheda madre, così mi hanno detto, io non li ho contati, però ci credo, ho visto un sacco di cosine. Dopo, i simili danni c'è anche nel tavolino, quindi potete vedere senza niente attaccato, però vedete che c'è un po' di robine sopra, no? Non sono un elettronico, io sono informatico, però diciamo ad alto livello capisco delle cose, sì, insomma, qualcosa. Niente, per cui mancavano dei componenti, non ce l'avevamo in mano, nel 2021 volevamo uscire a fine 2021 col prototipo, ma non era possibile. E, però abbiamo fatto almeno più PCB danni, abbiamo visto gli ingombri e come vedete il percorso è stato abbastanza, no, negli anni 2014-2021 un po' di imprevisti, no? Difficile trovare lo chassis, difficile, come dire, nel frattempo alcune distribuzioni Linux per PowerPC non erano più, diciamo, operative, c'erano magari delle versioni non supportate, insomma, diciamo, io l'ho chiamato come c'è stata via via una strettoia, no? Poi la carenza globale di componenti, a un certo punto anche le schede video MXM e di AMD sono sparite nel 2021, poi abbiamo trovato un altro fornitore per il momento, quindi in generale una strettoia, si stringe degli acceleraggi, insomma, ti togli la porta in faccia, no? Per cui abbiamo accelerato, nel senso che abbiamo pagato 3.600 euro di componenti che probabilmente con prezzo normale costavano 150 euro. No? Cioè c'è uno che costava 5 euro, abbiamo pagato 500. Ce ne sono 3 prototipi, 1.500 sono per quello. Totale 3.600 euro in più. Insomma. Perché la strettoia, se tu non vai avanti, non passi più. E quindi la scelta era buttare all'aria tutto oppure pagare l'obolo. E abbiamo pagato l'oro, ovviamente abbiamo pagato, non abbiamo ancora pagato, abbiamo detto che pagheremo l'oro, però dobbiamo pagare. Quindi la campagna di donazioni è andata avanti, va avanti, perché comunque c'è questa spesa imprevista. Cioè già c'era stato un rincaro nel 2021, quindi già avevamo avuto un po' di problemi con gli altri componenti, ma non così gravi, no? E ecco, è arrivato, no? E, per cui dicevo, sì, questo l'ho già raccontato, bellissimo, perché quello è lui, è proprio la Scocca, è quella lì. Dobbiamo ringraziare per la Scocca Slimbook, un'azienda spagnola che abbiamo conosciuto in un Linux Day in Spagna, il nostro associato, e che ovviamente ci ha aiutato, ma non è per una questione commerciale, vi assicuro, perché gli piaceva la cosa, lui fa già portatili per Linux, no? Ma hai fatto, diciamo, la produzione in Cina, però poi loro ci mettono del loro, e quindi ci ha permesso di trovare questi, non so, 100, 200, 300, insomma, vediamo quanti se verranno venduti, non da noi, noi non possiamo vendere, siamo un'associazione, e ce l'ha trovati, insomma, sembra che ci siano ancora, nel frattempo, perché sai, la strettoia, la porta si chiude, quindi non è che tutto rimane fermo, no? E buono, quindi non è male come notebook, per il gaming è fatto abbastanza bene, ha tanto spazio, come vedete dentro c'è la scheda dummy, quella è la stessa che un'altra copia di quella che vedete là al tavolino, che ci sta dentro, c'era qualche piccolo errore, quindi è stato leggermente ritoccato il disegno, perché poi ovviamente, cioè non è che avendo il progetto dello chassis bisognava farlo così, no? Ah, questa è stata chiamata Powerboard Teacher, perché c'è stata una votazione sui nomi, insomma, alla fine abbiamo dato anche un nome alla scheda madre, importante che non ancora, però per precauzione intanto la scheda madre. Qui
quindi poi un design, insomma, un po' la storia. Giugno non c'è più la scheda NXN, mancano i componenti, come ho detto prima, luglio dell'anno scorso, ad agosto appunto abbiamo dovuto riprogettare una parte della scheda perché già non si trovavano, erano fuori vita alcuni componenti che prima lo erano, sono spariti, lì. E c'è stato un aumento dei prezzi, quindi abbiamo riadattato la campagna donazione nel settembre. Il connettore TDMA è sparito dal mercato, da non tutti i connettori, ma neanche a noi serviva, perché ovviamente dobbiamo adattarci allo chassis. E abbiamo cercato alternative, e fine vita dicembre della scheda MXM venduta da AMD. Quindi luglio abbiamo pubblicato un nuovo schema sui nuovi componenti cambiati. Scusa, prima lo schema elettrico, poi sì, poi il PCB, quindi tutto il disegno del PCB. Ad agosto abbiamo acquistato due schede AMD, ma non di AMD, di un produttore che si chiama Tool, che per il momento le vende, probabilmente fino al 2023 compreso, però anche lì vedete che la porta si chiude nettamente. E poi il grande, bellissima notizia di settembre è che quattro componenti costavano una cifra stellare, poi c'è anche il dettaglio, ma non perché è strozzinaggio ovviamente, no? A ottobre, quindi, l'HDMI ha avuto conferma che non c'era, ma ZenBook è riuscito a procurarcelo dal produttore originale, incredibilmente, quindi arriverà, verrà saldato dopo, perché i prototipi sono già in produzione, quindi il componente arriverà dopo. Però abbiamo detto, quando non sapevamo ancora se lo trovavamo, intanto facciamo il prototipo, perché l'uscita HDMI è bellissima, ma troveremo il modo, al massimo modificheremo lo chassis e metteremo un altro, insomma. Perché la porta, se si chiude, tu devi andare avanti. Vedere cos'è la priorità e cos'è la secondarietà, no? Qua niente, così se volete sapere i prezzi più o meno dei componenti, ecco, un regolatore di tensione 550 euro, prendi un processore per un servo, vabbè, questo è quello che chi sta nel settore può confermarmi, che purtroppo è così per alcuni componenti. Vabbè, qua è il giochino che ho detto prima, va bene. MXM 2021 abbiamo recuperato alcune anche grazie alle donazioni nel frattempo che aspettavamo di capire cosa succedeva, poi finalmente ad agosto abbiamo ordinato un paio di quelle, c'erano solo le 4 giga, prima c'erano sia due, sì, vai. Per i componenti quando ci vado, vado a prendere in considerazione di comprare delle schede che ci avevano già e di saldarlo successivamente. No, in realtà non sono da saldare, cioè c'è proprio il pettine, quindi basta che tu trovi l'MXM volendo, cioè tu potresti metterti un'altra XM 3A, perché la A è quella grande così, la B non ci sta. Per cui quello non era da saldare, però sai, c'è da trovare qualcosa che tu potevi più o meno 200-300 copie, ipotizzo, quindi non potevi proprio fare, va bene per i prototipi recuperarle così, vai. Ma perché fare utilizzo di una scheda video che nel tempo non sarebbe più supportata ormai a distanza di un anno? No, allora, la scheda video, ah no, chiaro, beh, perché non è vero, non è che è un'alternativa, le schede video NVIDIA ci sono, le producono continuamente, le MXM, è che fino ad oggi il supporto open source di NVIDIA era un po' più scarsetto, quindi c'è questo motivo, poi c'è anche che l'azienda Cube che ha progettato la cosa e che ha creduto in questo delirio e vuole metterci su Amiga, quindi era importante avere AMD perché su Amiga i sorgenti AMD riescono a usarle per copiare per Amiga, quindi insomma c'era questo, varie scelte, anche la scelta del chip audio per esempio. E fu fatta per avere la compatibilità anche con la mia. Abbiamo cercato di tenere conto varie cose, no? Sì, manca da riprogettare i tubi di raffreddamento, perché chiaramente la scheda ci sta dentro, ma la disposizione dei componenti non è uguale, no? Non è una cosa complicata, però va fatta. Per onestà manca quella parte lì, no? Quindi notizie sono in produzione, non sono qui i prototipi perché appunto con tutti gli ultimi blocchi e soldi da dover sganciare abbiamo dovuto un po' pensarci, però ci siamo, novembre ci sono, dopo partirà la parte di test dell'hardware e intanto va avanti la campagna donazione sia per quel costo maggiore, ma poi mi aspetto altri imprevisti, cioè può essere che il prototipo non sia perfetto, insomma vediamo, ma non... sì. Quindi prima ho parlato molto di questa porta che si chiude, no? Della chiusura delle possibilità, adesso parlo di apertura delle possibilità, no? Senza la seconda non si poteva, no?
Beh, appunto, dicevo, l'apertura delle station set ha permesso ad oggi che alcune aziende stanno anche prendendo in considerazione questo tipo di architettura rispetto solo a WRISC, no? Come per architettura aperta, no? Perché ci sono proprio, diciamo, si può tranquillamente su un FPGA fare girare Power con processore simulato, diciamo. E quindi da lì alcuni stanno sviluppando proprio degli ASIC, quindi diciamo di silicon già che ne hanno battezzati con quelli station set. Quindi c'è un po' di movimento intorno, quindi probabilmente anche se questo processore di NXP non hanno nessuna intenzione di svilupparlo ulteriormente, però si stanno facendo altre possibilità. Nel frattempo noi però non potevamo fare qualcosa su qualcosa che ancora non c'era, no? E abbiamo fatto su qualcosa che c'era. E poi devo dire, molti donatori, cioè la possibilità si è aperta perché c'erano molti donatori e qualcuno con donazioni folli, secondo me, nel senso, poi ovviamente è una grande possibilità, però folli, questo ci ha permesso di chiudere le campagne, altrimenti non avremmo chiuse già adesso, siamo più indietro, diciamo. E poi è stata una grande occasione in generale di lavorare con tante realtà di software libero, comunque con questo atteggiamento di condivisione. Quello secondo me ci ha aperto la strada sia a presentare il progetto, sia diciamo proprio a creare una relazione, no? E quindi secondo me quelle sono tutte elementi di apertura, no? E, vi ho detto, c'è questa fondazione, nel 2013 c'è questa alleanza dove c'è anche WRISC, anzi uno dei fondatori, quindi c'è un contesto secondo me favorevole, ma questa architettura su altre non c'è, quindi anche la scelta dell'architettura è secondo me positiva per il contesto. E, essendo OpenEyes, appunto, non è necessario avere subito l'hardware, basta avere un FPGA, diciamo così, semplificando, si può già testare il software, quindi c'è il problema, no? Tu dici, ah sì, distribuzioni, per favore, non abbandonate questa architettura che noi stiamo sviluppando, sono 8 anni che stiamo sviluppando l'hardware, però lo dico, sì, vabbè, ma dove lo facciamo, dove lo proviamo? Però, diciamo, il vantaggio di avere architetture OpenEyes è che si può simulare tutto con FSU, diciamo, si può già fare delle prove del software su un FPGA ed è un vantaggio. Va bene, l'architettura è vecchia, nel senso è nuova perché è nata dopo ARM. Ma che FPGA avete scelto? E allora io, diciamo, noi non è che usiamo FPGA, non è una delle attività che stiamo facendo ad oggi, anche se potrebbe essere se ci sono altri volontari, no? Però le altre realtà che qua ci sono, non ce l'ho ancora, ve lo faccio vedere. So, Microvat, LibreSock, eccetera, ma anche altre hanno proprio, diciamo, sviluppano la parte, diciamo, di software e usano alcuni FPGA anche abbastanza piccoli. Qualche anno fa ho messo anche i modelli FPGA, adesso non voglio dilungarmi se non riesco, scusami. No, noi non stiamo facendo niente direttamente con l'associazione su quello. Però siamo aperti, no? Vabbè, qua è dal 2019 che l'architettura Power è aperta, prima non lo era. Sì, ho già detto chi ce l'ha fatto fare, no, perché uno gli viene in dubbio e dice ma chi l'ha fatto fare? Beh, sicuramente c'è passione per la condivisione, per il software libero, l'hardware libero, in alcuni casi per la tipologia di architettura, RISC, PowerPC, Big Endian, vabbè, adesso dico i titoli che non a tutti erano qualcosa, la diversità delle architetture. Però diciamo che alla fine, all'inizio c'era un po', come dicevo prima, l'ambizione di avere a possedere un computer un po' progettato su un po' la nostra visione, cioè non qualcosa di già fatto, no? E quindi creare qualcosa che non esisteva, no? E far funzionare, diciamo, fortunatamente, usiamo Debian e l'avete là installata sul DevKit, che ha lo stesso processore, sì, non ha tutto lo stesso hardware, questo è meno potente di quello che saranno i prototipi, però diciamo che non è che lo stiamo facendo noi, qualche pacchetto l'abbiamo un po' magari dato un'occhiatina, corretto, migliorato, però ci vuole un po' di testaggiaggine, certo, a fede che qualcosa di buono abbiamo comunque realizzato, e poi avere gusto in questo, cioè non è, come dicevo prima, l'iniziativa da protagonista, non è un'iniziativa, cioè non è una cosa per uno che vuole avere tutto pronto, cioè non è questo, cioè qua è più lo scalatore che colui che va a mangiare al ristorante, cioè magari quello scalatore che poi va a mangiare fuori, no? Però
c'è un po' questa, questo gusto. Se non ci fosse uno software, dice no, questo sforzo per che cosa? Per realizzare qualcosa che sai che è difficile, ma che corrisponde alla tua immagine, alla tua aspettativa di come dovrebbe essere la tecnologia o gli strumenti in generale, no? Sicuramente una certa dose di ribellione dalla situazione che non ci piaceva, sicuramente. E c'è un pensiero critico dietro, non siamo, no? Così un po' piaccioni tutto quello che c'è, no? Pur riconoscendo appunto che c'è tantissima gente in gamba che fa molto meglio di noi, più di noi, con cui collaborare, quello sì, no? Quindi non ci piaceva il hardware chiuso, il software chiuso, i vari monopoli, le scelte commerciali di alcuni soggetti, il capitalismo della sorveglianza, no? Il fatto che vendono i nostri dati, ci profilano, ci spingono ad avere un certo comportamento, no? Non ci piace tutto ciò. Quindi si compare sintetizzato le stesse cose, no? Passione, fede, ribellione, testardaggine sono gli elementi comuni su varie questioni che coinvolgono un progetto. Cosa è cambiato in noi? E uno dice, sì, vabbè, ma è valsa la pena, cioè cosa è successo, no? Ma secondo me, almeno, io ovviamente ho scritto sotto quello che vedo in me, però lo posso osservare in altri, no? Ci siamo sentiti protagonisti, ci sentiamo protagonisti, no? Non siamo tanto spettatori, perlomeno non in questo caso, in altri casi facciamo spettatori, però non lo c'è. Abbiamo scoperto persone, situazioni molto interessanti che altrimenti non avremmo mai scoperto, cioè perché in realtà come Slim Book, Cube o altre associazioni o fondazioni si sarebbero, come dire, avrebbero collaborato con noi se non ci fossimo esposti, no? E che cosa abbiamo portato di interessante? Cioè qualcosa è successo, no? Se non avessimo fatto, no? Quindi in qualche modo abbiamo visto che contava anche quello che facciamo, per quanto piccolo, e ci aiutava anche quello che facevano gli altri, ci aiuta. Per cui secondo me abbiamo imparato un po' a superare tutte queste difficoltà che un po' vi ho raccontato, no? Trovare a cercare delle soluzioni, appunto delle volte dice vabbè usciamo senza l'accademia per il momento, lo salviamo dopo, o comunque dici paghiamo 3.600 in più, sì, beh, sapendo che c'erano i donatori ovviamente, no? Che c'è comunque una base di gente che crede che è più importante averlo che non dare quei soldi, cioè dice no, andate avanti perché dobbiamo arrivare in fondo, no? Cioè come avendo il mandato, diciamo così, di fatto, se no non lo faremmo. E aprire speranze, perché poi sai, sempre lì non sai bene, ma ce la facciamo, invece sembra, appunto, ormai è in produzione, i pezzi, 2000 parts componenti ci sono tutti, cioè nella catena, diciamo che sono solo tre pezzi, però... Vabbè, questo l'ho già detto. Scenari ce ne sono tanti, nel senso che, appunto, come dicevo prima, a parte questo progetto specifico, devi progettare anche altre schede, no? Magari evita, cioè, ma non noi quelli che siamo adesso, in generale, chi gli piace il progetto, chi vuole viverlo con noi, lo scopo dell'associazione, si può aggiungere e magari sviluppare internamente. Già in realtà c'è stato un piccolo sviluppo di una scheda derivata dalla nostra, solo a livello di schema, fatto da un socio dell'associazione, poi chiaramente è che fa solo questo, quindi può essere arenato nell'aver tempo del progetto, però per dire, no, benvenga persone nuove che danno una remata, no? Diciamo così, in quello che mi piace, no? E per cui poi ci interessate fare un po' anche iniziative, oltre a quelle che vi ho detto nelle scuole, di educazione con i bambini, con i software open, con i portatili riciclati, eccetera, anche fare qualcosa in università per la progettazione proprio, no? E quindi diciamo, poi beh, uno può collaborare anche se non è un tecnico, comunque fare, dare una mano su tutte le iniziative, dalla comunicazione, al supporto legale, perché magari appunto ci sarà qualcuno che ci vuole rubare, chiudere il sorgente della scheda mano, non so, comunque diciamo, ci può aiutare in tante maniere, è una situazione fantastica. Quindi cosa conta? Chiaramente se uno vuole partecipare un po' che cosa vuol diventare, a me interessa che sia in qualche maniera un'esperienza che ci possa portare a rendere questo posto, questo pianeta, questa realtà fin dove arriviamo, che sia casa nostra, quartiere, la città, il mondo, posto più felice in cui vivere tutti. Quindi se riusciamo a fare un piccolo passettino in quella direzione, secondo me va sempre bene, no? Se questo a me vedo che succede, se mi metto in gioco, quindi in qualche maniera affronto le difficoltà e le supero, no?
Quindi secondo me va insieme, però molto personale, vedrete, ognuno di voi vedrà. E va, ci sono un po' di riferimenti, comunque poi le slide verranno condivise, quindi potete tranquillamente andare a vedere. Il lato mio, ho finito, per cui a parte le domande che avete già fatto, abbiamo ancora qualche minuto, mi sembra, no? Per cui se vogliamo... No. Io avrei un paio di domande. Sì. Allora, la prima è, fino a quanto pensate di scalare come quantità di produzione? Perché parlando di scocca, sì, hai detto che vi serve una scocca che comunque possa essere prodotta in serie, quindi non ad esempio una scocca stampata in 3D per un prodotto. No, allora sì, no, aspetta, non so cosa succede, c'è il rumore. No, allora in realtà il body del portatile c'è già, nel senso che avremo già un accordo, quindi quanti pezzi non si sa, non li produrremo noi, produrrà questa Cube, vediamo chi altro è interessato. E quindi già, però si sta passando 200, 300, 100, probabilmente il primo giro saranno 30 per chi proprio vuole, però è tutto da vedere, sai, perché non costerà 2 lire, non costerà certo quella cifra lì, perché sennò possiamo, perché 500 euro per una cosa che costa 5 di componenti, però costerà inevitabilmente, perché hai un tot del body già, che non costa neanche tanto, no? E poi una scheda prodotta in 100, 200, 300 pezzi in Italia, giusto, abbiamo scelto di fare tutta la filiera in Italia, perché qua siamo, e poi secondo me bisogna decentrare anche a livello di... La conoscenza la condivisa, non può essere solo in un certo punto del mondo, no? E, per cui quello. Poi sull'aspetto 3D abbiamo iniziato un progetto che c'è ancora il sorgente, di fare uno chassis 3D, però diciamo rimaneva come ancora piano C nel caso non trovassimo la prima soluzione, però rimane valido, cioè nel senso che secondo me vale la pena farlo per l'altro aspetto. Adesso siamo un po' focalizzati su questo aspetto. E poi avevo un'altra domanda invece, che è fino a dove si spinge l'open hardware, cioè a parte il design del circuito stampato, sì, a parte l'architettura del processore, sì, ci sono comunque altri componenti che comunque sono chiuse. Assolutamente, assolutamente. Diciamo, fin dove si spinge, diciamo anche la licenza stessa, cioè non la licenza, scusate, la certificazione stessa dice fin dove arriva la tua libertà di scelta. Cioè se io, come dire, posso legalmente condividere nello schema e nel PCB quella roba lì, bene. Se a un certo punto mi dice no, però guarda che quella roba lì non puoi metterla, non è che io vado... dovrò attenermi al rapporto di forza che ci sarà, no? Quindi questo metodo rapporto di forza è che tutti i componenti che tu metti singoli non è che sono aperti, no? Diciamo quello che abbiamo fatto nel 2017 e poi anche dopo, vabbè, in maniera facile, i componenti cambiati che erano piccoli, era cercare dei componenti dove è possibile che ci fosse un buon supporto di Linux, questo è stato, e in alcuni casi anche di Amiga, perché è andato un occhio anche con la realtà lì. Questo, poi per mettere a punto, il processore che noi usiamo è comunque un processore che non è OpenISA. Questi qui di cui parlo sono quelli che sono usciti dopo, ma per la ragione che appunto dicevo, al momento non c'è alternativa. Quindi quando non c'è alternativa, tu, come dire, hai dei gradi di libertà, non hai libertà assoluta, quindi come al solito tu cerchi di aprire un po' la porta, no? Però poi devi tenere presente. Se avete qualche altra domanda, non so come. Io volevo chiedere perché è stato scelto il fattore di forma del portatile contro, per esempio, una scheda magari ATX o comunque un formato standard? Sì, perché erano i grandi scalatori. Per esempio, perché fai gli 8000? No? Perché, perché probabilmente uno ha l'aspettativa che, come dire, che sa. Diciamo, nel nostro caso era perché proprio mancava, cioè non c'era quella. Cioè era come una cosa unica. E che credevamo che si potesse, cioè questo tipo di architettura può girare sul notebook, è uno strumento che ha una sua utilità, no? Quindi non è solo la schedina tra 10 che magari per un appassionato era lì che poi lo usa una volta, però sapevamo che era scalare gli 8000, ecco, sapevamo che era molto più facile fare un'altra cosa, sì. Però la mia impressione, così come sensitivo, non so come sensitivo, era che ci fosse un'aspettativa, cioè che ci fosse, almeno io la sentivo di me, però gli altri aspettativi ci fosse proprio quella roba lì che mancasse, no? E poi, perché in effetti altre schede trovavano PC qualcuno le faceva, nicchia, no? Quindi abbiamo voluto
E in effetti anche a Chrome ci ha seguito perché era un suo sogno anche, no? Quindi, cioè, non so dirti, come un'aspettativa, un qualcosa, come dire, non so. Quindi così. E poi in effetti uno dei volontari ha fatto un primo schema semplificato. Quindi non è che, ma infatti c'è fu, siccome l'associazione, no, a un certo punto c'erano alcuni membri che volevano fare la schedina, c'è stata una votazione e la maggioranza ha vinto chi voleva fare. Cioè, quindi c'è stato un processo, diciamo. Sì, sì, no, è molto interessante perché tutto questo, cioè io arrivo da un'esperienza di attivismo decennale in generale, no? Socio-culturale politico, e quindi cerco di mettere in questa realtà gli stessi atteggiamenti di condivisione, cioè dove l'obiettivo è decidere insieme, no? Quindi cerchiamo di muoverci così, poi perché l'obiettivo non è fare delle cose geniali o che siamo più fighi, non è, ma è come ci trattiamo, ci interessa che sia un'esperienza positiva, no? Quindi ecco. Grazie. Sì. Difficoltà maggiore appena avete iniziato? Beh, chiaramente c'era paura, nel senso, io mi ricordo, fondiamo una associazione, io sono presidente, rispondo legalmente, anche in solido, perché essendo un'associazione in Italia culturale, o fai una fondazione, è un tot di soldi che metti via, diciamo che, quindi a me preoccupava un po' la cosa, no? Quindi diciamo, lì era stata una prima difficoltà, cioè decidere, ok, ci legalizziamo, facciamo una cosa, ci esponiamo, racchiamiamo i soldi, facciamo le cose bene, definiamo bene che cosa aspettarsi da noi e cosa no, facciamo una campagna di donazioni, non di crowdfunding, e chiariamo. Quindi diciamo, tutto quell'aspetto di come procedere è stato un primo passo. E poi la difficoltà è stata crederci, secondo me, cioè man mano che venivano fuori le difficoltà, dire vabbè, cerchiamo delle soluzioni, no? E secondo me in più riprese, da quando non trovavamo lo chassis a quando appunto non vedevamo che magari il processore non era più sviluppato, quindi diciamo cacchio, qua diventa sempre meno, diciamo, competitivo, quindi magari non viene colto aspetto di tutto il senso, a parte la prestazione, diciamo. Quindi sì, più momenti, quello più intenso non lo so, non te lo so dire, però diciamo che è costante, è un continuo equilibrio instabile. È stata più una maratona. Una maratona, sì, sì, sì. Però del tempo, di vita, diciamo, come fare 40 km che hai tempo 2-3 giorni. Però devi farli, ecco, diciamo, ti puoi riposare. Una domanda. Sì. Ma in realtà abbiamo contattati così via mail, cioè la Cube, diciamo, era nel settore PowerPC, all'epoca avevo iniziato a contattare loro, qualcun altro, a inizio del 2014, e boh, qualcuno ha risposto, qualcuno no, e quindi, però così, cioè, in quel caso non c'era neanche un contatto fisico, invece in alcuni casi, come cosa di Book, c'è stato il contatto fisico, cioè il governo, che appunto è spagnolo, in Spagna c'è questa Slim Books, ha fatto una presentazione, tra il pubblico c'era uno dei proprietari di Slim Book, un'azienda enorme, però comunque, e da lì è nato un rapporto, quindi così insomma. Però a me sembra che il contatto fisico facilita, diciamo, cioè la collaborazione, dove nascono un po' di collaborazione, ci ha sempre facilitato. Prima o poi, magari in quel caso è partito il contatto magari mediato e poi dopo quello diretto. Però non è che abbiamo contatti così, abbiamo parlato anche con NXP cercando di convincere, ti immagini questi sciamannati, no, ma lo dovete sviluppare? Sì, ma quanti pezzi farete? Ah, 200! Ah, va bene! Non immaginate, noi ci abbiamo provato sempre. Poi c'è Mario che si ricorda che arriva praticamente in tenuta, la bicicletta con, capito, tutti in giacca e cravatta, io arrivo tipo sciamannato, buongiorno, che lui è imbarazzatissimo, cioè, qua non ci cagheranno mai, questo qui che arriva così, no? Stavo sudando. Adesso sono un po' migliorato sulle forme, qualche volta migliorano. Sì, per cui così è un po' così. Tant'è che quest'anno, incredibilmente, avremo uno spazio del NXP Day del 27 di ottobre a Milano, in cui avremo uno stand con
come abbiamo fatto qua, però tra tutte le aziende, che è una cosa abbastanza particolare, infatti non ci credevo, ma che strano, come mai? Va bene, andiamo. Io credo che abbiamo finito il tempo, giusto? Quindi se volete ci possiamo tenere in contatto, c'è il banchetto, possiamo, io ho anche un po' di bigliettini da lì, insomma l'obiettivo è di creare un rapporto in generale, a parte parlare così, ma anche proseguire per chi è interessato. Grazie.